Buongiorno e bentornati in un nuovo video. Allora, oggi è martedì 9 marzo ed è il il mio compleanno di compleanno. Alex. Oggi compie 7 anni. E ho ricevuto un grande Lui regalo. aveva chiesto questo patito di Super Mario e quindi poi a breve lo monteremo perché oggi non c'è scuola, perché hanno un corso interno. Però ovviamente per ovvi motivi non si può fare nessuna festicciola, nulla di che. C'è pure E l'app. anche perché siamo in zona arancione, quindi siamo riusciti stamattina a vedere mia mamma, almeno per fare la colazione da lei. E adesso ho fatto una torta, poi vedrete, gli ho fatto la cheesecake alla Nutella e magari poi nel giardinetto, insomma, faremo in modo che almeno il suo amichetto viene a mangiare una fettina. Niente di che, una cosa molto molto tranquilla, perché ovviamente non si può rischiare, non si può fare niente. Quindi poi stasera, quando tornerà il papà, festeggeremo di nuovo, spegnerà di nuovo le candeline. Penso avrete visto la prima clip iniziale. Noi l'abbiamo svegliato stamattina alle 6:30, che papà era ancora a casa. Così le ha potuto fare gli auguri e dare il regalo. E niente, quindi oggi per noi è una festa speciale. Anche per me. Allora, io sono in cameretta di Alex, sono circa le 2 e verso le 4 mangeremo la torta. Volevo farvi vedere il fasciatoio. Ovviamente non sarà qui perché, come vi dicevo, questa camera diventerà nuovamente quella mia del mio compagno. La stanza giù, che è quella più grande, sarà quella per tutti e tre i bambini, anche perché è più grande e anche i primi mesi riuscirò, diciamo, a magari allattarli meglio, insomma, a gestire meglio la cosa. Comunque, questo è il fasciatoio, ora ve lo faccio vedere e mi piace molto, è quello con la vaschetta. E nulla, per fortuna oggi è una bella giornata, sono contenta, ovviamente anche perché è il compleanno di Alex. Mi dispiace che anche quest'anno, come l'anno scorso, non possiamo fare nulla, però insomma la situazione è quello che è, quindi va bene già così, non lamentiamoci. E niente, ora vi faccio vedere il fasciatoio e poi ci vediamo dopo. Ecco qua, questo è il fasciatoio, poi ha qui appunto la vaschetta, la parte sopra per cambiarlo, per cambiarli, e poi questi due contenitori dove credo metterò giusto i pannolini o magari qualche asciugamano piccolino, e qui giusto i prodottini che utilizzerò. Devo ancora dargli una bella pulita. Questa qui l'abbiamo recuperato, non è nuovo, è come fosse nuovo, solo diciamo questo sbrego e quindi va bene così, insomma, ci adattiamo e niente, insomma, quindi anche questo è arrivato, è quasi pronto. Tanti auguri a te, tanti auguri ad Alex, tanti auguri a te, vai!